CIAL, Consorzio Imballaggi Alluminio. Chiediamo alla responsabile Giuseppina Carmineo qual è il ruolo del CIAL all'interno del panorama dei consorzi che sono stati creati per la raccolta differenziata. CIAL rappresenta il materiale alluminio, rappresenta tutti i produttori di imballaggi in alluminio, utilizzatori di imballaggi in alluminio e produttori di alluminio destinato alla produzione di imballaggi, che si sono fatti carico proprio per legge del fine vita del proprio prodotto quando diventa rifiuto. Quindi si sono proprio nella logica del principio della responsabilità condivisa con il sistema CONAI, quindi con il contributo ambientale CONAI, si fanno carico poi che proprio il prodotto, una volta immesso sul mercato e diventato rifiuto, possa essere avviato correttamente a raccolta differenziata e soprattutto poi al riciclo. Il nostro compito è garantire che i rifiuti di imballaggio in alluminio a fine vita vadano appunto al riciclo. Nello specifico, cosa può essere raccolto fra gli imballaggi di alluminio? Allora, tipicamente, questa è una domanda importante e la ringrazio, perché in genere quando si parla di alluminio, imballaggio in alluminio, tipicamente si pensa solo alla lattina per bevande. In realtà sono tantissime altre gli imballaggi che possono essere oggetto di raccolta differenziata e opportunamente conferiti nei vari sistemi di raccolta differenziata. Abbiamo le scatolette per alimenti, le vaschette, quelle tipicamente utilizzate in cucina per cucinare, le vaschette per alimenti per animali, quelli che contengono, i coperti dello yogurt, il foglio da cucina, i tubetti anche delle salse, quelle sono in alluminio, le bombolette spray. Quindi c'è una vasta gamma di imballaggi in alluminio che, se opportunamente appunto si ha l'informazione, possono essere conferiti in raccolta differenziata, non andare quindi dispersi in discarica. Serve proprio ad aiutare a aumentare le quantità di materiale di imballaggi che può essere poi avviato correttamente al riciclo. Quali sono le fasi del trattamento di alluminio raccolto? Allora, in genere l'alluminio nell'ambito della raccolta differenziata viene sempre legato a una raccolta multimateriale, quindi si parla di multimateriale leggero, plastica, alluminio acciaio, oppure vetro, alluminio acciaio, anche un multipesante. Tipicamente questi flussi di raccolta differenziata vanno presso degli impianti di selezione opportunamente dotati di attrezzature per separare nuovamente i materiali. Da questi impianti l'alluminio, quindi così selezionato, pulito, viene da noi avviato poi in fonderia per essere rifuso e avviato poi a riciclo, e quindi per avere nuove applicazioni come alluminio secondario. Più nel dettaglio, l'alluminio raccolto, una volta superata la fase di trattamento, in che cosa può trasformarsi? Allora, le applicazioni sono innumerevoli, molto più di quanto si possa immaginare, perché uno dei vantaggi dell'alluminio secondario è che non mantiene intatte le proprie caratteristiche estetiche e funzionali, quindi non ci si rende conto della differenza tra un prodotto ottenuto da alluminio primario e uno da alluminio secondario. Pensate che quasi tutte le caffettiere in circolazione, tutte anzi i pezzi di caffettiere in circolazione sul mercato, sono fatte da alluminio secondario, di alluminio riciclato, piuttosto che altri utensili, pentolame o nell'edilizia l'infissi in alluminio delle finestre, piuttosto che molto nei trasporti, proprio per la caratteristica della leggerezza dell'alluminio, o le biciclette, i cerchioni delle auto, anche nel sistema ferroviario, anche aereo, ripeto, sempre per questa sua caratteristica di leggerezza. Le applicazioni sono innumerevoli, il 54% dell'alluminio circolante adesso in Italia deriva proprio da riciclo, quindi con un risparmio della risorsa naturale, che è la bauxite, da cui deriva invece quello primario. Quindi molto più di quanto intorno a noi l'alluminio riciclato c'è, molto più di quanto si possa immaginare.